Ora, per guardare alle pensioni di domani, dobbiamo vedere da che cosa partiamo oggi e in che condizioni noi troviamo il paese, va bene? Secondo me questa slide è molto importante perché ci dà conto, ma per un periodo molto lungo, non so se la vedete bene da lì, ma in sostanza io, ecco, questa qui è la curva, diciamo così, dell'Italia, quella che sta sotto, è il rapporto tra la quota di ricchezza destinata al salario e il prodotto interno lordo. Che cosa si capisce da questa roba qui? Si capisce che a parte che l'Italia, diciamo, ha viaggiato sempre sui livelli bassi, no? Vedete, le altre curve sono più alte. L'unica con cui noi competiamo in termini di, diciamo, verso il basso è quella azzurrina, che sono gli Stati Uniti d'America, dove anche lì il rapporto tra quanto, diciamo, va a salario rispetto al PIL è una quota sempre molto, molto limitata. Ma dal 92 in poi, la curva verde, quella che vi ho segnato, precipita, e vuol dire che c'è un punto nella storia di questo paese, ed è il 1992 e poi un po' dopo, in cui la quota di ricchezza destinata al salario e quindi alla retribuzione eccetera ha preso una via di fuga verso il basso. Ora, questa roba qui non può non aver inciso sul trattamento previdenziale, diciamo, di questi anni, e non può non essere, diciamo, compreso il fatto che se il salario ha avuto questa caduta rispetto alla ricchezza, tutto quello che è recato al salario ha avuto lo stesso tipo di caduta. Quindi le pensioni, che sono la conseguenza del lavoro e la conseguenza della retribuzione, sono le pensioni, diciamo, che in questi anni si sono impoverite, non perché si è impoverito il meccanismo, ma perché si è impoverito il lavoro. Che cosa è successo nel 92? Io, insomma, ve lo ricordo, perché molti di noi c'erano in quel periodo lì. E ce lo ricordiamo: Trentin, la firma, le dimissioni del segretario generale, la discussione, eccetera, eccetera. Ora, 92-93, diciamo, è veramente uno spartiacque, perché 92 c'è la riforma del rapporto del sistema contrattuale, sostanzialmente, no? L'introduzione dell'inflazione programmata, un meccanismo di contrattazione che si allunga, diventano i 4 anni, si blocca la perequazione per le pensioni, si blocca, diciamo, per un periodo, anche proprio non viene data, si modifica il sistema, insomma succede una serie di cose in quel periodo lì, che va dal 92 al 95 sostanzialmente, in cui, diciamo, le retribuzioni, si bloccano i contratti, le pensioni, si sospende la perequazione, cioè, subiscono una serie di tagli pesantissimi che noi non abbiamo più recuperato, né come salario né come pensione, soprattutto come salario non abbiamo recuperato. Ma e lì, guardate, non era tanto il meccanismo, perché il meccanismo nella sua, come dire, concezione era giusto, cioè l'inflazione programmata, fai il contratto sulla base di quello, ogni 2 anni riverifichi se l'inflazione programmata si è discostata molto da quella reale, riconquisti la differenza e vai avanti. La fatica era riconquistare la differenza, quella era la fatica. E probabilmente, diciamo, questo lavoro di riconquistare la differenza sul salario non ce l'abbiamo fatta. Quindi che succede? Dal 91 a oggi, diciamo, il 10% delle persone più povere in Italia si sono ulteriormente impoverite, e il 10% delle persone più ricche si sono ulteriormente arricchite. Adesso l'OCSE ci ha dato ulteriori dati, no? Ieri è intervenuta su un periodo più corto, cioè il periodo che va dal 2007 al 2010, e la distanza tra ricchi e poveri è aumentata ulteriormente. Quindi il 10% delle persone più ricche si è arricchita ulteriormente rispetto ai più poveri, cioè ha perso qualcosa, ma quello che ha perso è nulla rispetto a quanto hanno perso invece i soggetti più poveri. Io questi dati poi ve li risparmio, perché poi ve li vedete se volete. Ecco, il peso della crisi si è scaricata molto sulle famiglie più povere, perché, diciamo, una serie di interventi che hanno riguardato il taglio della spesa pubblica, il blocco del... in questo caso non c'entra il blocco della perequazione, perché evidentemente non c'entra, ma gli interventi sui comuni eccetera, diciamo, hanno ridotto, hanno ridotto, diciamo, le risorse che andavano verso la quota di persone più povere. In più ci sono messe le aliquote addizionali regionali e comunali, una serie di questioni, vedremo persino il drenaggio fiscale, e quindi c'è stato
diciamo, la parte più povera delle persone ha avuto un taglio della, del valore netto, del valore reale, diciamo così, del reddito più consistente rispetto agli altri. Guardate che quelli che stanno sopra la curva zero, cioè la linea dello zero, sono quelli che stanno tra la metà diciamo tra il 50% e il 100% della popolazione, un po' meno della metà, il 45%. Quelli che stanno sotto sono tutti quelli che ci hanno rimesso. Chi ci ha rimesso di più sono i primi, cioè i più deboli, e che sono stati addirittura al 4,5% in meno. Questi sono i dati dell'OCSE. Allora, ma noi in questi anni abbiamo avuto una serie di strumenti, pochi per la verità, perché in Italia non esiste uno strumento per contrastare la povertà, non abbiamo il reddito minimo, non abbiamo misure, diciamo così, finalizzate a questo. Abbiamo una serie di prestazioni, troppe secondo me, troppe, troppo differenziate, troppo sparpagliate, però diciamo, non abbiamo uno strumento che contrasta la povertà, diciamo, in modo come finalità. E io aggiungo che con gli strumenti attuali in Italia la povertà viaggerà sempre sui livelli attuali, cioè sui livelli vecchi. In questi anni non c'è stata una riduzione dell'area della povertà, c'è stata una, sostanzialmente noi abbiamo avuto più o meno la stessa percentuale che si è ripetuta negli anni. Questo è il rapporto tra l'intensità della povertà, è, diciamo, che differenza c'è tra quanto spendono mediamente le famiglie italiane e quanto spendono i poveri, no? I relativamente poveri. Questa è l'intensità. Se io spendo il 10, il 20, il 30% meno di quanto spendono mediamente le famiglie, la intensità della povertà è il 10, 20, 30% diciamo, di povertà in più. L'incidenza invece è il rapporto tra i poveri, no? E il complesso della popolazione. Guardate che noi stiamo, l'intensità della povertà viaggia sempre intorno al 10%, perché la curva va letta dal 1980 al 2011, la parte azzurra è l'intensità dell'incidenza della povertà, stiamo sempre intorno al 10%, poi un anno si scende un po', un anno si sale un po', ma quella è la percentuale. E l'intensità della povertà a partire da, diciamo così, dal 90-91 eccetera, sta sempre sopra il 20%, vuol dire che mediamente le famiglie povere spendono il 20% in meno della media di tutte le altre famiglie. Questo vuol dire, diciamo, che noi nell'arco di 20 anni, no? Anzi di 30 anni in questo caso, perché partiamo dall'80, la quota di cittadini poveri in Italia è rimasta invariata. Sono morti quelli vecchi e sono arrivati nuovi. Io ho provato a fare questa simulazione e ho detto, prendiamo una persona singola, e vediamo quanto gli dà, diciamo così, l'unico istituto che abbiamo in Italia, che è la pensione integrata al trattamento minimo e tutto quello che si può aggiungere alla pensione integrata al trattamento minimo, rispetto alla soglia di povertà che l'Istat misura anno per anno. Allora, nel 2002, perché diciamo questo è il dato più recente che ho dell'Istat, nel 2002 la persona percepiva un reddito tutto compreso che era inferiore alla soglia di povertà. Parliamo di persona singola, la povertà era il 4,90, l'INPS gli dava 475 euro, non di più. Non era solo l'integrazione al minimo, c'era anche, diciamo così. Nel 2011 la povertà sta a 606 e il reddito sta a 624. Che cosa è successo nel frattempo? Due cose sono successe. A, la quattordicesima. Perché se non ci fosse stata la quattordicesima, questo povero era povero allo stesso, non è che l'abbiamo arricchito, cioè ha tirato fuori la testa poco dalla cosa lì. Ma la seconda cosa che è successa è che dal 2007-2008 in poi i consumi si sono ridotti e quindi la soglia di povertà si è abbassata, va bene? Perché se i consumi avessero avuto il trend, diciamo così, degli anni precedenti, che sono anni in cui i consumi sono aumentati sempre più dell'inflazione, noi per la prima volta abbiamo i consumi che aumentano meno dell'inflazione. E siccome la pensione aumenta almeno quanto l'inflazione, questo dato, diciamo così, ha fatto sì che nel 2011 noi abbiamo avuto lo scavalcamento del reddito garantito dal trattamento previdenziale più assistenziale rispetto alla soglia di povertà. Ma come riprenderanno a ricominciare a correre i consumi, noi ritorneremo indietro. Quindi, diciamo, noi in Italia abbiamo un meccanismo che è quello dell'integrazione al minimo con quello che consegue, che è strutturalmente un meccanismo che ti mantiene povero, che non ti fa uscire dalla povertà. Questo vale sia per il singolo sia per la persona, per la coppia.
anche qui diciamo, il ragionamento vale, posso dire, per il 2011 e lo stesso ragionamento fatto per il 2002. Come andiamo sulla povertà assoluta? Qui le cose cambiano un pochino. Che cos'è la povertà assoluta intanto? La povertà relativa è quanto io posso spendere o quanto io consumo rispetto alla media dei consumi delle famiglie, quindi un dato relativo, relativo ad altri. La povertà assoluta è quanto costa un paniere di beni primari, indispensabili, comprato a Aosta, a Torino, a Bolzano, a Messina, oppure in un comune più piccolo, eccetera. Quindi quando il dato della povertà relativa è un dato che riguarda il paese, mediamente, diciamo così, i consumi del paese, la povertà assoluta riguarda i luoghi e quindi è influenzata dalla dimensione del paese, della città metropolitana, medio grande, il comune, il luogo dove si trova, ma, come dire, se è una città turistica oppure non lo è, diciamo, sono gli elementi che influenzano la povertà assoluta, sono molti. Non a caso l'Istat ci fa, diciamo così, una tabella di questo tipo, no? Per dire, guardate, la povertà assoluta in Italia riferita all'area metropolitana, ma riferita anche a cosa? All'età, alla composizione del nucleo familiare, alla presenza di giovani, di bambini, di fanciulli, di persone anziane, eccetera. Io ho provato a prendere, vedete diciamo, la riga rossa, il dato della povertà assoluta che riguarda una famiglia di due persone 60-74 anni oppure maggiore di 75 anni. Maggiore di 74, quindi 75 anni. Allora, nel caso di 65 anni, noi in pratica abbiamo che quello che possono prendere tutte e due a 65 anni, quindi l'uno prende quello che la pensione integrata al minimo, eccetera, la moglie può prendere un pezzetto di assegno sociale, lui può prendere la quattordicesima, io ci ho messo dentro tutto ovviamente, poi questi conti ve li potete rifare. La soglia della povertà è comunque più alta, o meglio, sì, la soglia della povertà è più alta di quanto prendono in tutta Italia, nord e centro. Dove si inverte il rapporto? Si inverte al sud, sia nelle aree metropolitane, sia nelle eccetera eccetera. Guardate, questo dato qui, che l'Istat non fa da tanto tempo, lo fa da qualche tempo, viene utilizzato da alcuni e non, diciamo così, in modo ancora sufficientemente noto a tutti, per introdurre un elemento che è quello della differenziazione del trattamento di indigitazione. Perché devono essere indicizzate tutte allo stesso modo? Se qui, là, eccetera, eccetera. La domanda, diciamo, o meglio, l'osservazione, secondo noi non è fondata. Perché un conto è l'indicizzazione, diciamo, il mantenimento del valore di quello che mi dai. E poi vediamo perché quel valore lo devi mantenere. Altra cosa invece è quanto posso spendere per campare dignitosamente a Milano o a Reggio Emilia. Cioè tu non mi puoi dare a Reggio Emilia, diciamo a Messina. Se tu a Messina mi dai 700 euro, quei 700 euro me li devi, come dire, difendere rispetto al tasso di inflazione che si applica a Messina, a Torino, a Bolzano, eccetera. Poi, se io invece abito a Milano e quello che mi serve è un po' di più, il meccanismo non può essere che mi riduco Messina per aumentare Milano, deve essere un meccanismo, diciamo così, che integra, no? Ma qui c'è tutto il discorso, diciamo, del ruolo dei comuni, della contrattazione a livello comunale, eccetera. Che succede a 75 anni? A 75 anni, diciamo così, la pensione più quello che prende il coniuge, eccetera, è comunque più alto di tutta la povertà comunque vista e comunque misurata. È molto più alto nelle regioni del sud, naturalmente, o sud e isole, è più alto anche nelle regioni del centro-nord. Ma io devo aspettare 75 anni, perché a 75 anni mi scattano, come sapete, diciamo, una serie di maggiorazioni che mi portano, diciamo, mi aumentano la prestazione assistenziale rispetto alla prestazione di tipo previdenziale. Allora, con questo meccanismo noi in Italia abbiamo sempre poveri, cioè la quota di poveri in Italia rimane una quota invariata, non cambia mai, rimane assoluta. Il secondo elemento che incide, diciamo così, quindi sull'eguaglianza o sulla disuguaglianza del paese e quindi anche sul sistema previdenziale futuro, è il rapporto tra generazionale, diciamo, di genere dal punto di vista del lavoro tra maschi e femmine, tra uomini e donne. Qui vedete, anche questa è una roba, diciamo, che uno ricava direttamente dall'INPS se vuole.
la differenza tra maschi e femmine dal punto di vista della retribuzione è una differenza, diciamo così, notevole in tutte le condizioni: operai, impiegati, quadri, dirigenti. Dove si attenua molto sono gli apprendisti. Cioè è il punto, diciamo, di minore differenza tra le due condizioni. Ma allora, se questo è, diciamo, il contesto, diciamo, da cui viene fuori poi il diritto e la misura della pensione, quindi il lavoro, la retribuzione, la povertà, eccetera, perché si dice che in Italia si spende troppo e noi continuiamo a dire che è vero che in Italia si spende troppo, soprattutto si spende troppo per le pensioni di vecchiaia? Da dove nasce questa, diciamo, questa roba qui? Intanto, lo dicevo prima, la valutazione viene fatta sempre in rapporto a qualcos'altro, o il PIL, o sono gli altri paesi, o il complesso della spesa, eccetera. Quindi al numeratore ci sta la spesa per le pensioni, al denominatore ci stanno altre cose, perché il rapporto è una frazione. Ora, soprattutto il rapporto con il PIL. Se il PIL, come sta succedendo in Italia da qualche anno a questa parte, è in continua riduzione, parliamo anche del PIL nominale, non solo del PIL in termini reali, è chiaro che questo rapporto si squilibra, ma non perché aumenta il numeratore, perché si riduce il denominatore. Ma se si riduce il denominatore e noi tagliamo sul numeratore pensando di ripristinare il rapporto, succede quello che è successo in questi anni. Va bene, poi vediamo quanto hanno tagliato le pensioni, ma tutto quello che hanno tagliato le pensioni non è servito per rimettere in movimento nulla, anzi stiamo peggio di prima. Allora, va bene, questo è il rapporto spesa-PIL. Ecco, da che cosa nasce poi questo obbligo di mantenere in qualche misura il rapporto spesa-PIL? Voi sapete certamente che da quest'anno noi abbiamo un vincolo costituzionale che è quello del mantenimento del pareggio di bilancio. Per molti è una cazzata questa roba qui, per alcuni economisti non solo, è una cazzata perché, diciamo così, si è messo un vincolo a prescindere, risponde ad una logica che è quella, diciamo, del... Una cosa simile fu fatta nel 92-95 sulle pensioni. 92-95 sulle pensioni si disse che comunque la spesa pensionistica rispetto al PIL sarebbe dovuta rimanere invariata rispetto al risultato che aveva raggiunto al momento della riforma. Ed è per questa ragione che si parla di gobba, perché siccome allora si disse quanto era il rapporto, era 13% grosso modo, tutte le volte che il rapporto va sopra il 13% si crea la gobba. Cioè, quindi c'è una soglia, che è una soglia, diciamo così, che noi dobbiamo rispettare, che è quella data dal rapporto spesa-PIL nel 1992-95. Questo aprirebbe tutto un altro capitolo di ragionamento, se è giusto, se è sbagliato. Sicuramente giusto non può essere, perché se aumentano gli anziani, cioè, che per mantenere quel rapporto tu devi ridurre la prestazione, non hai altro. Quindi, diciamo, è una camicia di forza messa sul sistema previdenziale sostanzialmente, di cui pochi se ne rendono conto, ma che c'è. E comunque dal 92 in poi il rapporto spesa-PIL ha viaggiato sempre intorno al, diciamo, tra il 12 e il 14%, vedete la curva rossa, no? Quando è uscito fuori dal 14, lo siamo nel 2008 in poi, perché lì abbiamo avuto il crollo della, come dire, dell'economia, e quindi abbiamo avuto il crollo del PIL. Guardate, questo è un grafico che ha prodotto il Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, che è un organismo del Ministero del Lavoro, peraltro chiuso adesso, sciolto, ma che però, diciamo, fino al 2012 ha prodotto dei rapporti. Guardate com'è andata, diciamo, in blocchi, per blocchi di anni. Allora, fino al 1997 la spesa pubblica, o meglio la spesa per pensioni, è cresciuta in Italia del 4,4%, e qui non parliamo in rapporto al PIL, la crescita media della spesa è stata del 4,4%, la crescita del PIL è stata dell'1,4%. Al di là di tutto quello che noi possiamo dire, fino al 1992 e diciamo prima delle riforme successive, il rapporto tra il sistema previdenziale italiano e il sistema economico non era in equilibrio. Non era in equilibrio. Perché se andiamo a vedere quello che è successo prima, e qui non, diciamo, Asquith lo citava, ma insomma 69 eccetera, insomma, tutto quello che si è fatto dal 69 in poi lo abbiamo pagato dopo, ecco, mettiamola così, così ci sbrighiamo. Ecco, dal 97 in poi il PIL e la spesa sono cresciute nella stessa percentuale, l'1,6 e l'1,6. È una condizione ottimale,
perché per essere sostenibile dal punto di vista economico, la spesa per pensione deve avere una crescita in linea con quella dell'economia. Non c'era dubbio che era così. Allora, quando negli anni successivi, e quindi parliamo delle riforme, Berlusconi-Fornero, e non solo Fornero ma anche Berlusconi, quando si è intervenuto negli anni dal 2008 in poi, non lo si è fatto perché la spesa cresceva molto di più dell'economia, ma lo si è fatto perché c'era la caduta dell'economia, la spesa continuava a crescere dell'1,6% e il PIL scendeva invece a livelli negativi. Quindi la ragione per cui, al di là le riforme fatte non dal 95 al 2000, al 2007, ma le rimuove fatte successivamente, è una ragione che sta tutta dentro a questo tipo di rapporto, cioè crolla l'economia, si tagliano le pensioni. Non c'era una necessità, diciamo, di tenere in equilibrio la spesa, perché la spesa era in equilibrio rispetto ad un'economia, diciamo così, che andava come doveva andare. Vabbè, questo è il tasso di crescita medio reale nel periodo. Ecco, allora, noi spendiamo, questo lo diceva anche Ascoli, la spesa sociale in Italia è grosso modo in media con la spesa europea. Noi non spendiamo di più, spendiamo come la media, un pochino meno, ma insomma non tantissimo, però vedremo che quel meno ha un peso. Se andiamo alla spesa pro capite, guadagniamo una posizione, invece di essere i tredicesimi diventiamo i dodicesimi, e qui ci avviciniamo un po' di più alla media europea. Ma quindi in Italia noi spendiamo meno della Germania, dell'Inghilterra, spendiamo meno di tutti, spendiamo un po' di più, anzi in qualche caso molto di più, dei paesi che sono arrivati da ultimi in Europa. Ma se ci confrontiamo con l'Europa 15 non stiamo messi bene, anzi stiamo messi all'ultimo posto. Allora, io ho fatto un giochino, adesso ve lo faccio vedere, questo per dire che quando si dice noi spendiamo il 57% bla 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 bla, sembra vero ma invece non lo è. Intanto vediamo come è composta la spesa. La spesa è composta in questo modo, parliamo della spesa previdenziale, ci sono le pensioni e le rendite e poi c'è tutto il resto, e ci sono le liquidazioni del fine rapporto, l'indennità di malattia e infortunio di maternità, l'indennità di disoccupazione, l'assegno di integrazione, se avete altri sussidi e altri assegni. Negli altri sussidi e altri assegni ci sta l'equindennizzo, liquidazione in capitale, assegni, indennità, sussidi, complementare alla rendita. Siamo sicuri che tutta questa roba sta nella spesa pensionistica della Germania, della Francia, dell'Inghilterra e via avanti così, con cui noi ci confrontiamo per dire che spendiamo di più, spendiamo di meno? Noi dobbiamo essere sicuri del contrario, perché tanto per dirne una, l'unico paese che ha il trattamento di fine rapporto è l'Italia, gli altri non ce l'hanno. Quanto pesa questo trattamento di fine rapporto? Non lo dico io, diciamo così, anche questi sono dati ufficiali di Eurostat. Quanto pesa il 5% della spesa sociale? Quando parliamo di pensioni e rendite, nelle pensioni ci sono quelle erogate per conto dello Stato. E quali sono le pensioni erogate per conto dello Stato? Pensioni sociali, assegni vitalizi, pensioni bla 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 bla. Pensionamenti anticipati, che adesso con gli esodati aumentano perché siamo sempre lì, prima si chiama anticipati, adesso si chiama esodati perché sono anticipati rispetto al vecchio, ma sono di diritto rispetto al nuovo, ma sono di diritto rispetto al vecchio, ma siamo sempre lì, rispetto alla regola è gente che esce prima. Okay. Chi paga questa roba qui? Chi paga? Intanto quanto costa? Quanti sono? Sono circa 400.000 i pensionati anticipati, cioè quelli andati in pensione anticipata fino a che non è stata sospesa o soppressa la possibilità di andare in pensione anticipata. Quanto costano? Siamo tra i 6 e gli 8 miliardi. Questi soldi qui ce li ricaccia lo Stato, ma noi li paghiamo in termini di spesa pensionistica quando ci confrontiamo con gli altri paesi. Allora, se cominciamo a dire che nella spesa pensionistica ci sta il TFR, che gli altri non hanno, che abbiamo 7-8 miliardi di pensionamenti anticipati, che è caricata come spesa pensionistica, dice sì, ma li paga lo Stato, benissimo, ma quando mi confronto con la Germania me li fa pagare a me nel confronto e quindi mi riduce la pensione. Allora, i dati ci sono, basterebbe andarli a vedere, no? La stessa INPS, lo stesso INPS, quando produce i suoi dati, il bilancio eccetera, voi andate a vedere qua sotto, non so se riuscite a leggere lì quelle righe lì, ma nel 2012 la gestione previdenziale INPS pesava sul PIL per l'8,73, non lo leggete, poi ve lo leggerete, per l'8,73, arrivava al 10,50 aggiungendo le pensioni erogate per conto dello Stato.
arriva all'11.35 se ci mettiamo dentro anche altre prestazioni, come dire, di tipo assistenziale. Arriviamo al 12.53, se aggiungiamo all'INPS l'INPDAP, che pesa grosso modo intorno al 3,7-3,8%. Quindi diciamo, anche qui, e siamo in un periodo in cui il PIL sta andando indietro, non è che sta andando avanti. Allora, non è proprio vero che noi in Italia spendiamo per le pensioni il 17, il 18, il 22, il 31, sono tutti numeri che vengono sparati a cui poi diciamo, difficilmente si risponde.